18.33, buon giovedì sera dagli studi di TG 2000. Stasera apriamo il nostro telegiornale con una buona notizia. Cresce il numero di coloro che decidono di donare gli organi. Secondo gli ultimi dati del Centro Nazionale Trapianti, il numero dei donatori è salito quasi del 20% in un anno. Una tendenza positiva che coinvolge soprattutto il Sud. I dettagli nel servizio di Nicola Ferrante, a seguire la testimonianza di Giulia che da 4 mesi vive con un cuore nuovo. La raccolta per noi è Alessandra Camarca. Una cultura nuova, più generosa, aperta al valore della donazione anche dei propri organi quando non serviranno più. Cresce il numero dei donatori, il 19% in più, pari a 1.762 anonimi. Nel 2016 erano 1.480 e cresce anche il numero delle richieste di accertamento valide per la donazione, 2.734 rispetto alle 2.478 di un anno fa. Diminuiscono invece le opposizioni alla donazione da parte dei familiari, a conferma di una sensibilità più matura. Lombardia con 282 donatori, poi Toscana con 228 e Veneto con 199, le regioni più generose. Ma anche il Sud inverte la tendenza e diventa locomotiva della donazione. In Basilicata donatori passati da 13 a 20 per ogni milione di persone, in Campania da 13 a 19, in Sicilia da 12 a 19. Non si tratta di dati di poco conto, perché mostrano per la prima volta un Sud Italia in risalita. In Campania si registrano ad esempio fino al 40% in più di trapianti e la voce scettica di chi solleva dubbi è sempre più fioca. Fino all'anno scorso 2 famiglie su 3 negavano il consenso all'espianto. Oggi soltanto 1 famiglia su 3 esprime il suo rifiuto. Lunga però la strada ancora da fare. Per 2039 trapianti di rene ci sono ancora 6.793 persone in lista d'attesa, 1.351 i trapiantati di fegato, 1.030 in attesa, 278 quelli di cuore, 748 aspettano una vita nuova, 149 quelli di polmone, 348 in lista. Infine lo spot sulla donazione che ha commosso il mondo, col fedele amico dell'uomo che segue il suo proprietario colto da infarto fino in ospedale e poi all'uscita lo riconosce comunque. Tanta attesa, è arrivato questo cuore nuovo. Come stai? Abbastanza bene, mi sto riprendendo e va sempre meglio. Vedo come appunto il corpo si sta abituando a questo nuovo cuore e diciamo ogni giorno va meglio. Era tanto che attendevi? È passato un anno. Quando uno sta in attesa ogni giorno ci pensa, quando arriverà la chiamata, chissà se mi chiameranno oggi. Ogni giorno che uno andava a letto, cioè quando ogni volta mi addormentavo mi assicuravo di avere la suoneria al telefono, perché non si sa mai. Ero a cena con degli amici e mi ricordo stavamo andando via dal ristorante, ricevo la chiamata dell'ospedale, io ho il numero memorizzato, erano le 11:30 e mi ricordo, cioè ho visto la chiamata, quindi ho collegato subito, ho risposto, era la dottoressa che mi stava dicendo che c'era un cuore, stavano valutando questo cuore di una ragazza e se intanto potevo andare lì in ospedale. Diciamo, ero felice e terrorizzata allo stesso tempo. In Italia il ricevente non può incontrare, no? Né la famiglia né sapere chi lo dona, giusto? Sì, è così. Prima veniva detto il nome del donatore, della famiglia, ma adesso per motivi di privacy così preferiscono non dire. Quali sono le tue sensazioni da quando hai avuto questa operazione e quali sono i tuoi pensieri e i tuoi progetti futuri? Allora, appena uno apre gli occhi sicuramente senti la differenza di un cuore sano che batte appunto fortissimo, cioè batte forte e bene, e poi allo stesso tempo pensi che non è più il tuo cuore ma il cuore di un'altra persona che non c'è più, e quindi un po' come prima c'è queste emozioni contrastanti di felicità, di paura, di dispiacere. Ecco, mi ricordo che la dottoressa quando mi visitò mi disse: hai un cuore che è una Ferrari, no? Quindi allo stesso tempo sono contenta di aver ricevuto questo cuore forte, però poi mi è venuto anche da piangere per questa ragazza appunto che non c'è più e che invece tutta questa energia avrebbe potuto sfruttarla in altro modo.
Adesso cambiamo argomento, siamo alla questione libica. Dopo gli incontri di Parigi e Roma, l'Italia valuta l'uso di navi militari per fermare i trafficanti di uomini nel Mediterraneo, un'operazione sulla quale dovrà pronunciarsi il Parlamento. Gentiloni, da parte sua, invoca un impegno comune dell'Europa, mentre dalla Francia fonti dell'Eliseo smentiscono l'ipotesi di voler creare dei centri hotspot in Libia. Il punto con Federico Plotti. Sulla questione Libia, il neopresidente transalpino Macron continua a muoversi da solo, promuovendo e annunciando iniziative individuali. Lo sta facendo su diversi fronti e senza avvertire nessuno, né l'Europa né tantomeno l'Italia, che fino ad ora ha esercitato, con l'incoraggiamento della comunità internazionale, il ruolo di leader nel coordinare gli sforzi diplomatici per riappacificare il paese nordafricano, dilaniato da una guerra civile che dura ormai da più di 6 anni e dalle cui coste parte più del 90% dei migranti che intendono raggiungere il vecchio continente. Dopo aver invitato e incontrato a Parigi 2 giorni fa il capo del governo di Tripoli, al-Serraj, e il leader della Cirenaica, il generale Haftar, incontro in cui aveva strappato la promessa dei due di arrivare al più presto a un cessate il fuoco, oggi Macron, per quanto riguarda la questione immigrazione, ha annunciato la creazione entro la fine dell'estate di hotspots direttamente sul suolo libico, precisando che lo farà con o senza l'aiuto dell'Unione Europea. Annuncio sorprendente, anche se in serata è arrivata una parziale smentita dell'Eliseo, citata dall'ANSA. Gli hotspot si faranno solo se la Libia sarà pacificata. La nostra agenda è diversa da quella francese, ha detto oggi il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, incontrando a Roma il leader del Partito Socialdemocratico tedesco Martin Schulz. L'Italia va avanti per la sua strada, che vede innanzitutto l'impegno nell'accoglienza e la ridiscussione delle norme che regolano l'opera delle navi delle ONG che incrociano nel Mediterraneo e poi, come chiesto in una lettera da Tripoli e annunciato ieri da Gentiloni, anche l'assistenza e l'appoggio tecnico alle autorità locali per il controllo del territorio e la lotta contro i trafficanti di uomini con l'invio di navi militari italiane. Senza tanti giri di parole, un vero e proprio blocco navale di fronte alle coste libiche, composto da una nave comando e almeno 5 navi leggere per pattugliare la zona. Martedì prossimo il premier Gentiloni spiegherà tutti i dettagli di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Poi ci sarà il voto del Parlamento. La richiesta che ci è pervenuta negli ultimi giorni dalle autorità libiche, dal governo di Tripoli, può essere dal nostro punto di vista un punto di svolta nella gestione della situazione. Continuiamo con la politica tutta italiana. Dopo la parentesi sui vitalizi, il governo torna a confrontarsi con altri 2 temi caldi, il decreto vaccini e il risanamento delle banche venete. Oggi in aula, rispettivamente alla Camera e al Senato, il voto di fiducia. Augusto Cantelli. Via libera del Senato al decreto banche venete che diventa legge, ma in aula scoppia la bagarre con i 5 Stelle che lanciano banconote false da 500 euro in aula. Un richiamo all'ordine per questa ripetitiva iniziativa. Un salvataggio difficile ma necessario a tutela dei risparmiatori, invece, per il Presidente del Consiglio Gentiloni, parole in linea con quelle di ieri pronunciate dal Capo dello Stato Mattarella al Quirinale, che sottolineavano l'importanza del salvataggio di 2 banche radicate in un territorio altamente produttivo come quello veneto. Il provvedimento facilita la liquidazione coatta amministrativa della Popolare di Vicenza e Veneto Banca, acquistate al simbolico prezzo di 1 euro da Banca Intesa, in cui confluisce anche il relativo personale. Allo scopo di assicurare l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ma anche la ristrutturazione dei 2 istituti in liquidazione, il provvedimento stabilisce un'iniezione di risorse pubbliche pari a circa 4,8 miliardi di euro a sostegno di Intesa San Paolo. Alla Camera invece a tarda sera si vota la fiducia al decreto vaccini. Il voto finale invece è previsto per domani mattina. Un aggiornamento sulla vicenda del piccolo Charlie. Secondo la BBC, il giudice dell'alta corte britannica avrebbe approvato il piano per il trasferimento del piccolo in un hospice per l'ultima fase della sua vita. Sempre secondo i media britannici, il giudice avrebbe inoltre stabilito che subito dopo lo spostamento il bambino verrà staccato dalle macchine che lo tengono in vita. Seguiremo naturalmente la vicenda.
Adesso ci occupiamo di un'altra vicenda, la vicenda Fincantieri e del contenzioso industriale che si è aperto con la Francia. Dopo l'indiscrezione diffusa da Le Monde è arrivata la conferma ufficiale del ministro dell'economia francese. I cantieri di STX France saranno nazionalizzati. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha ricevuto una telefonata dal presidente francese Emmanuel Macron. Al centro del cordiale colloquio anzitutto i temi migratori, ma probabilmente anche questa questione, la questione Fincantieri. Giuseppe Caporaso. Fincantieri non passa sul territorio francese. Eserciteremo il diritto di prelazione su STX, lo dice senza mezzi termini il ministro dell'economia francese, che parla di una nazionalizzazione temporanea per difendere gli interessi transalpini nella cantieristica. Non c'è sospetto, dice, sui nostri amici italiani, ma di fatto straccia l'accordo siglato da Fincantieri lo scorso maggio con il precedente governo francese per rilevare con 79 milioni di euro 2/3 dei cantieri francesi in vendita dopo il fallimento della società madre coreana. Secca la replica del ministro italiano Alfano: non accettiamo alcun ultimatum. In realtà dietro lo scontro ci sarebbe una commessa da 40 miliardi di euro per navi militari, ma gli investimenti italiani vengono in qualche modo stoppati nella loro possibile espansione sul territorio francese. Partiamo dalle banche. Il gruppo BNP Paribas nel 2006 acquisisce un importante istituto di credito del nostro paese come la Banca Nazionale del Lavoro. Un anno dopo, a seguito della fusione San Paolo IMI Banca Intesa per motivi antitrust, vengono ceduti oltre 600 sportelli Cariparma a Crédit Agricole. Nelle telecomunicazioni cresce il potere di Vivendi, che pian piano diventa il primo azionista di Telecom, rastrellando titoli sul mercato. Nell'agroalimentare, fiore all'occhiello della nostra economia, interi pezzi sono finiti in mano francese. Lactalis scala Parmalat nel 2011, arrivando attraverso l'offerta pubblica di acquisto a detenere importanti marchi del gruppo, tra cui Galbani. La società leader nel settore dello zucchero italiano, Eridani Italia, finisce in mani transalpine ed anche la grande distribuzione vede la persistenza calata di gruppi parigini lungo la penisola come Carrefour e Auchan. E nel lusso e nella moda è un vero e proprio shopping. Da Bulgari a Loro Piana, da Moncler a Bottega Veneta fino a Prada, tutto parla ormai francese. Persino l'azienda capitolina di servizi ambientali Acea, al centro di tante polemiche in questi giorni per la vicenda acqua a Roma, lo scorso anno ha visto l'ingresso dei francesi Suez, che è diventato primo socio privato dietro al Comune di Roma, che ha la maggioranza assoluta. Il problema idrico a Roma. La capitale va verso il razionamento di erogazione dell'acqua dopo lo stop della regione ai prelievi dal lago di Bracciano a partire da domani. Nel frattempo sono stati perquisiti gli uffici di Acea e il presidente della Multiservizi Saccani ha ricevuto un avviso di garanzia per disastro ambientale colposo. Beatrice Bossi. Il lago di Bracciano si prosciuga e per la società che fornisce acqua alla capitale emergono anche i guai giudiziari. Nel primo pomeriggio i carabinieri hanno perquisito gli uffici Acea per sequestrare documentazione relativa proprio ai prelievi dal lago. Ma non solo, è stato notificato anche un avviso di garanzia al presidente di Acea Ato 2, Paolo Saccani, che risulta indagato per inquinamento ambientale, ipotesi colposa. L'indagine è stata avviata da alcune denunce presentate alla Procura di Civitavecchia da parte di alcuni sindaci e comitati delle cittadine che affacciano sul bacino. E proprio mentre i carabinieri perquisivano gli uffici Acea, nelle stesse ore il Tribunale delle Acque rigettava anche il ricorso presentato dalla società contro l'ordinanza della Regione Lazio. Ordinanza che impone da domani l'interruzione dei prelievi dal lago e di conseguenza da sabato un razionamento dell'acqua in ogni quadrante di Roma. Per il momento nessun piano di razionamento è stato presentato, ma in assenza di soluzioni alternative questa è l'unica possibilità. Finora le altre opzioni messe in campo nel corso di vertici e riunioni sono sempre state accantonate in una guerra di posizione tra Regione Lazio e Acea. Difficile che si mettano d'accordo, per questo non è escluso ora un intervento diretto del governo che all'ultimo minuto potrebbe scongiurare la chiusura dei rubinetti per 1,5 milioni di romani. E siamo alla cronaca. Vi ricorderete la storia di Davide Feltri, il controllore di Lodi, che qualche giorno fa aveva raccontato di aver subito un'aggressione su un treno di Trenord da parte di uno straniero. Beh, in realtà l'uomo si è inventato tutto. Sandra Pizzurro. Calunnia e simulazione di reato sono queste le accuse per il controllore di Lodi, che il 19 luglio aveva raccontato di un'aggressione subita sul regionale Trenord diretto da Piacenza a Milano Greco Pirelli. Davide Feltri, 45 anni, aveva raccontato di essere stato accoltellato da un passeggero di origini ghanese, ma il fatto non è vero. Lo ha confessato lui stesso alla polizia di Lodi. La ferita alla mano se la sarebbe procurata da solo, in bagno. Poi avrebbe sbloccato le porte della carrozza per simulare che l'aggressore si fosse buttato fuori a treno in corsa.
scomparsa e alla successiva stazione di Santo Stefano Lodigiano si è fatto portare in ospedale. Motivazione? Voleva vendicarsi contro il passeggero con il quale, il giorno prima, ma è ancora da accertare anche questo, avrebbe avuto un alterco. Il tutto è stato svelato dalla scientifica della polizia di Lodi, che ha analizzato sia i filmati delle telecamere delle ferrovie, dalle quali risulta che alla stazione non c'era nessuno, ma anche le foto postate sul suo profilo Facebook. La prima, dopo la presunta aggressione soprattutto, che ritraeva il coltello nella mano. Il caso aveva riscosso sgomento e preoccupazione tra i dipendenti di Trenord, tanto da aver scioperato il 24 luglio per 4 ore, in segno di solidarietà e per chiedere maggiore protezione per il personale viaggiante. Era stato anche convocato un tavolo in prefettura per discutere sulle nuove misure da adottare nelle stazioni e sui treni. A proposito di sicurezza, lo sforzo dell'Italia nel prevenire attentati terroristici sarebbe stato premiato dal boom di presenze di turisti stranieri. Dato questo messo in evidenza ieri dal presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio, incontrando i direttori e giornalisti di numerose testate italiane. Silvio Vitelli. Negli anni, negli ultimi 3 anni, è andato crescendo il turismo del nostro paese. È un grande contributo alla nostra economia, alle nostre prospettive. La percezione dell'Italia come paese sicuro. Per questo vorrei ringraziare le nostre forze di polizia. È l'Italia finora scampata agli attacchi terroristici, quella menzionata dal presidente Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio. Il crollo delle prenotazioni presso i grandi centri turistici africani ha di certo fatto bene alle presenze nel vecchio continente e nel nostro paese. Dai 48 milioni di turisti stranieri arrivati in Italia nel 2014 si è passati agli oltre 52 milioni dello scorso anno. Che portino ricchezza si evince bene da questa grafica. Nel corso di tutto il 2016 hanno portato 36 miliardi di euro, mentre noi italiani all'estero ne abbiamo spesi solo 22, con un saldo per giunta in crescita del 2% sull'anno precedente. Ma quali sono i paesi di provenienza dei turisti? A contribuire maggiormente alla nostra economia sono senza dubbio i tedeschi, seguiti dai cittadini statunitensi, francesi, inglesi e svizzeri. Come in ogni bella storia, però, c'è sempre un lato meno felice, è il paragone con l'andamento degli altri stati europei. Nonostante il suo patrimonio artistico, secondo a nessuno, il bel paese si vede di gran lunga superato dalla Spagna. Guardando al numero di pernottamenti dei soli stranieri, possiamo considerarci secondi, terzi se si considerano quelli totali, superati dai francesi, e solo un piccolo passo avanti rispetto ai tedeschi. A un mese dal primo anniversario del sisma che ha distrutto il centro Italia, prosegue la consegna delle casette nella zona di Accumoli, che il 24 agosto scorso fu epicentro del terremoto. Si tratta di soluzioni abitative di emergenza, è un'emergenza però che dura da troppo tempo e in tanti non hanno ancora un tetto sotto cui dormire. Maria Sara Farci. Una cucina arredata, un salotto, una camera da letto, un vialetto in cemento e un piccolo cortile dove un giorno torneranno a crescere i fiori. Per gli abitanti di Illica, Tino e Poggio d'Api, 3 delle 5 frazioni di Accumoli, il futuro parte da qui, dalle villette a schiera che da oggi saranno le loro case. Ci hanno mandato qui, c'è 11 mesi giù al mare, poi è scaduto, dovete andare su. E noi siamo venuti qui, siamo andati a questa casetta, speriamo bene. Le chiamano soluzioni abitative di emergenza, eppure gli abitanti di Accumoli lo sanno, dovranno vivere tra queste mura per i prossimi 10 anni, il tempo per ora stimato per la ricostruzione. Per chi ha vissuto qui gran parte della sua vita non sarà facile, come per la signora Anna Maria. Più sicuro è senz'altro certo, però io dormo poco perché mi sveglio sempre di soprassalto. Le continue scosse di terremoto non aiutano certo la situazione. Determinare e trovare determinate zone per fare quel tipo di costruzione, seppur temporanea, non è semplicissimo. Altro elemento, certamente il numero di scosse è elevatissimo, cioè noi ancora adesso registriamo valori di scosse, il che significa riverifiche, il che significa andare a cambiare le esigenze, quindi determinare anche il fabbisogno non è stato e non è tuttora semplice. Eppure, per molti abitanti, le casette sono il segno di rinascita. Adesso è importante, veramente, qua stiamo benissimo. Sono fatte bene, siamo contenti. Io personalmente sono veramente felice di essere tornata a Accumoli. Del vecchio borgo ormai non rimane più nulla, tutto è fermo a quel 24 agosto.
Il Senato ha approvato uno stanziamento di 100 milioni per rimuovere le macerie in tutto il cratere sismico. Ora si aspetta il via definitivo da parte della Camera prima della pausa estiva, quando tutti gli abitanti di Accumoli potranno finalmente ricevere le loro villette. A Gerusalemme adesso, dove non si allenta la tensione dopo l'escalation di violenza dei giorni scorsi. Incidenti sulla spianata delle moschee, non è bastata infatti la rimozione delle misure di sicurezza israeliane all'entrata della spianata, luogo santo sia per i musulmani che per gli ebrei. Gli aggiornamenti con Clara Iatosti. Ancora scontri tra fedeli musulmani e polizia israeliana a Gerusalemme nella contesa spianata delle moschee, l'area del Monte del Tempio per gli ebrei. Il bilancio della Mezzaluna Rossa palestinese è di una cinquantina di feriti. La tensione nell'area resta quindi molto alta anche dopo la decisione israeliana di smantellare i metal detector dai varchi d'accesso installati il 14 luglio scorso dopo l'uccisione di due poliziotti israeliani da parte di terroristi arabi. Misura che aveva indotto i fedeli islamici a radunarsi per pregare in strada per protesta all'esterno della spianata. Stamani mufti, anziani e autorità palestinesi avevano chiamato a raccolta i fedeli, soprattutto in vista della preghiera del venerdì. Secondo corrispondenti italiani della France Press, gli scontri sono scoppiati subito dopo l'ingresso dei fedeli nel luogo sacro. Domani, proprio per promuovere la partecipazione in massa al rito nel complesso di Al-Aqsa, saranno chiuse tutte le altre moschee di Gerusalemme. La decisione di smantellare i posti di sicurezza sblocca di fatto l'impasse del governo del premier Netanyahu. Malgrado gli sforzi diplomatici e la pressione di Turchia, Arabia Saudita e Giordania, però, mai come ora, attuale l'appello di Papa Francesco a superare in Terra Santa tensioni e risentimenti. È molto importante che venga preso sul serio l'invito del Papa alla moderazione e al dialogo, perché solo attraverso la moderazione ed il dialogo è possibile anche pervenire a delle soluzioni che in qualche modo riescono anche a salvare, diciamo così, l'onorabilità delle posizioni di entrambe le parti. Cambiamo argomento, si è concluso negli uffici della Curia Agrigentina sul tavolo del Cardinale Montenegro l'istruttoria del procedimento che dovrebbe portare alla beatificazione del giudice Rosario Livatino assassinato dalla Stidda. Abbiamo fatto il punto con il postulatore, Pierluigi Vito. L'ultimo testimone è stato ascoltato. Il processo diocesano di beatificazione può dirsi concluso. Toccherà ora alla Santa Sede valutare gli atti che riguardano Rosario Livatino, giudice, vittima della Stidda, la mafia agrigentina. Il 21 settembre saranno 27 anni dal suo assassinio, avvenuto lungo la strada tra Canicattì, dove viveva con i genitori, e Agrigento, dove esercitava la funzione di sostituto procuratore prima e giudice al latere poi, colpendo con severità le cosche della zona, nel nome della legge e del Vangelo. Per lui rendere giustizia era preghiera ed era donazione di sé a Dio, così come anche il, appunto, i valori della sua umanità, della sua profonda attenzione a tutto quello che in qualche modo è uscito dal dito di Dio, il creato nella sua interezza, l'uomo in particolare in quanto creatura ad immagine e somiglianza di Dio. Resta viva e feconda la memoria di Rosario Livatino, immune allo sfregio che pochi giorni fa mani ignote e coscienze deboli hanno operato sul monumento posto sul luogo dell'uccisione. Lo testimonia il ritratto che emerge dalle testimonianze, che parlano di un uomo capace di lasciare il segno di Cristo nella vita di chi lo incontrava. È tutto nel faldone che ora verrà portato in Vaticano e che già rappresenta per la diocesi di Agrigento un tesoro di fede da custodire e tramandare. Poter consegnare in qualche modo, e questa è la finalità dell'apertura del processo di canonizzazione, poter consegnare ai cristiani del XXI secolo un testimone credibile del risorto e quindi un modello, come potremmo dire, imitabile. Così ci salutiamo, gli aggiornamenti alle 20:30, più tardi.